Finalmente ci siamo! Bene ragazzi, questo è Efrin, bentornati in questo nuovissimo video vlog. Sono arrivati i pezzi del computer e anche il nuovo monitor. È giunta l'ora di risistemare un po' la stanza. Non so se la ribalterò, non so se cambierò completamente la configurazione e la disposizione delle cose, però voglio un po' d'aria fresca, cioè bisogna ripartire di nuovo da zero. E per farlo innanzitutto bisogna staccare e salutare definitivamente il computer di Tudor. Grazie per avermi aiutato in questo periodo davvero difficile. Arresta il sistema, così si chiude tutto quanto, se non ci interessa. Una volta che si sarà spento provvederemo a smontarlo. Ci siamo! Togliamo l'energia, spegniti un po'. Stacchiamo tutte le prese che poi dovranno riessere collegate. E allora, che po' bello bambino! Adesso questo lo riportiamo a Tudor. Mi chiedevi come va, come va, come va. Adesso come va, come va, come va. Oh sì! E glielo lasciamo qua. Nuovo. Grazie Tudor. Cuoricino. Questa la strappiamo e glielo appoggiamo qua. Ho spazzato per terra. È giunta l'ora di aprire il mio nuovo computer. Vieni da papà Stepney. Cavo di alimentazione. Oh mio Dio, alto peso. No, si è appena rotta la busta. Maledizione. Easy. Oh, che bello, nuovo di pacca. My beast is back, finally. Adesso come la levo la roba da dentro? Necessito di un cacciavite. Monetina da 2 centesimi e il cacciavite è solo un brutto ricordo. E la madonna. Il vetro è stato correttamente rimosso. Adesso togliamo tutti i materiali di protezione che sono stati inseriti. Molta calma. È tornato! Non vedo l'ora di accenderlo. Sei giunto quasi a destinazione. Ho attaccato quasi tutto. Dobbiamo ancora unboxare il monitor e sistemare la connessione sia dei dati sia dell'energia per il computer, che è finalmente quasi operativo. Quasi. Nel caso foste interessati ai componenti del mio computer e al monitor e a tutte quante le periferiche che utilizzo, tutti i link sono qua sotto in descrizione. Quanta immondizia abbiamo! Questo monitor gira a 144 Hz. Me l'ha consigliato Kaigos dicendomi che è il modo migliore per giocare a Fortnite, quindi speriamo bene. Quanti cavi ci sono? Questo monitor ha un trasformatore. Ma che... Tutorial su come rompere un monitor by Stepney. Mettete a testa lì in giù e pregate che cada nel modo giusto, se no è finita. Non stavo scherzando prima, ha veramente un trasformatore. Cioè, è il monitor più potente dell'universo, non saprei. Perché in omaggio col monitor hanno messo il boomerang d'acciaio di Xena? Dovrei uccidere qualcuno con sta roba, immagino. Con questo coso ammazzi qualcuno. È senza dubbio forse uno dei monitor più fighi che io abbia mai avuto. Adesso devo montarlo in questo modo qua e metterci tutte e quattro le viti. Dovrebbe essere abbastanza semplice. Più di un tot non si stringono, però direi che va bene così. Per quanto riguarda la base, stesso discorso. Adesso dovrei spostare il 4K da qualche parte. Non so ancora bene dove, ma pensavo di metterlo qua in angolo per adesso. Fai un cuore, va! Ho appena creato un caos allucinante e non so bene come predisporre le cose, anche perché ho un piano di un tavolo extra qua che vorrei piazzare da qualche parte. Fatemi un attimo ragionare. Sto provando a fare un cambio totale della postazione. Ho aggiunto questo piano con supporto del comodino. Sto considerando l'idea di abbassare la scrivania per avere i piani ovviamente sullo stesso livello. Le modifiche proseguono. Ho aggiunto il tavolo extra a questo lato. Adesso ho cercato di creare un piano virtuale dove appoggeremo il pezzo extra che è presente nella nostra cucina da quando ci siamo trasferiti qua. Questa tavola enorme di 2,5 metri, che molto probabilmente non ci starà. Lì non so se vi ricordate, ma c'era questo portaoggetti che ho spostato sopra il comodino. Siamo un po' organizzati alla ca, però va bene lo stesso. Con questo metro ho preso le misure e la tavola che avete visto in cucina dovrebbe essere lunga 30 cm più del previsto e uscire di qua. Vediamo cosa succede. Aspetta, fra. Là sul tavolo. Qua? Scatola. Mission quasi complete. Si poteva fare sicuramente meglio. Ci sono questi 15 cm di troppo.
purtroppo. Tagliamolo. Lo so che abbiamo un flessibile, ma non so se ne va. No, non abbiamo flessibile, abbiamo. No, no, abbiamo comprato il flessibile, tu non ti ricordi? Abbiamo un flessibile. Era il piano iniziale quello, eh. Dovrebbe essere da qualche parte o qua sotto. Sì, vabbè, io lascerei lì. E lo troviamo. O là sotto. Che come ce l'hai avuto? Ma non è incastrata. No. Per poco no. Ah, l'altra tavola intendi? Quella a sinistra? Questa è abbastanza culo, sì. Quella sta abbastanza culo. Ah, perché anche questa è l'altro? Sì. MacGyver. Teoricamente può funzionare. L'unico problema è che adesso il supporto è una scatola. E servirebbe un altro comodino come questo qua. Sarebbe perfetto da mettere qui. Così a quel punto saremmo perfetti sul serio. Vediamo un po' come sistema la situazione. La modifica che dovremo fare toglierà questo pezzo dal tavolo. Quindi adesso Sur mi farà da cameraman. Che ne pensi, Gigi? Io ho paura. Anche io avrei un po' di paura. Ah, ok. Però non penso che quello. Mettiti tipo. Vabbè, c'hai gli occhiali. Perché esci? Dai di scintilla. Cosa può succedere? Forza? Come se fosse burro. Come se fosse burro. Bello. Funziona sul serio. Hai capito? 60 euro sto cazzetto qua. Sta avendo un mobile più piccolino comunque. Qui siamo un po' di velocità. Forza, dai su, abbiamo altro da fare noi. Forza! Dai, fa fare un po' a me. Occhio, perché siamo verso la fine. Turri, turri, turri! Taglialo, 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 taglialo! Siamo! Vai! Gang! Let's go! Adesso riportiamo di là. Sì, qua giù in fondo si è tipo tranciato. Perché c'era tutto il peso. Però tanto sarà la parte che starà verso il muro, quindi non ci interessa. Gang! Prendo la scopa. Abbiamo l'aspirapolvere 5 grana. Questa è di mio zio. The new folletto? Magari dopo. Tanto facciamo così. È figo fare il fai da te, eh. Ma è liscio. Qua giù in fondo un po' meno. Abbiamo anche sul ripassione pulizie. C'è già il sacchetto dentro. Ma non sembra così tecnologica come dicevano i tuoi, eh. Infatti mi dite però no, in teoria è super. Cosa tu 400 euro? Quella roba lì. Portiamo di là il mobile, Gigi. Dopo circa 5 ore di lavoro abbiamo ufficialmente sistemato la nuova postazione ed è veramente una figata assurda. Voglio un mi piace in questo istante, proprio subito. Spaccate il tasto dei like. Eccola qua, ragazzi. Sboom! Primo monitor, secondo monitor, terzo monitor in 4K. Il problema è che non ho ancora fatto la prova del 9. Teoricamente, pigiando qua, non parte. Riproviamo. Boom. Si accende. Il computer nuovo ha finalmente preso vita. Adesso dovrebbero partire tutti e tre i monitor. O almeno questo è quello che spero. Forse il primo che si accenderà è questo, perché ancora questo qua dobbiamo settarlo. Comunque abbiamo la tastiera, il mouse, doppio tappetino, microfono, casse che escono da sotto dove c'è il subwoofer, videocamera, due luci. Vediamo se intanto queste partono. Questa va e potenzialmente anche questa dovrebbe andare. Ok. Microfono col braccio da questo lato. Le cuffie che si collegano da dietro alla scheda audio. Qui abbiamo il portatile per i progetti extra. Per esempio qui stavo lavorando alla miniatura dello Step vs Food, che è uscito ieri, quindi andatevela a vedere. Cassettino portoggetti. Ci siamo! Adesso con molta calma devo far funzionare tutti e tre i monitor, installare tutti i programmi di registrazione, di editing, Photoshop. Non ce la farò mai. C'è voluto un'altra ora, ma ci sono praticamente riuscito. Tutti i monitor sono attivi, funziona tutto quanto. Ho installato Fortnite, l'ho messo con la modalità strecciata, OBS è settato, possiamo registrare già i video. Qui c'è il calendar con tutti quanti i miei appuntamenti e i miei impegni. Ci sono delle cose nella vita che si rimandano, si lasciano in sospeso e si dice vabbè, lo faccio domani. Oggi ho preso il tempo che avevo a disposizione perché usciva lo Step vs Food sul canale e ho detto devo rendere la mia postazione incredibilmente figa, e ci siamo pienamente riusciti. Mi auguro che questo aggeggio non mi cada in testa mentre dormo, perché è alquanto pericoloso. Spero che questo video vi sia piaciuto. Se così è stato, lasciate un bel mi piace, commentate, iscrivetevi, attivate la campanellina. Noi ci vediamo in questi giorni con tantissimi contenuti sul canale. Qua sempre è tutto.
Torri, quando modifichiamo tutta la tua stanza, sono carico? Perché? No, la mia stanza è bene così, c'ho le cose di là. No, no, è giunta l'ora di ribaltare tutto. Stai calmino. Dai, eh! Fai vedere come è venuto. Forse un po' scomodo per il collo. Perché? Ma mica guardi tutti i monitor. Eh beh, lo so. Quando giochi registri qua, full screen, easy. Durante una live immagino. Sarà che non funziona, aspetta. Ah no? La chat sarà... No, lo schermo extra è per mettere le cose in live. Vabbè, che ci vuoi capire te? Hmm.